Benvenuti a una puntata di Com'è quel gioco in edizione ridotta per Esatto. mancanza di Roberto De Luca. Ciao Roberto. Io sono Claudio Serena Gianni Negrini. e anche senza Roberto siamo qui a fare una puntata di Com'è quel gioco. Vi faremo provare un gioco che è appena uscito, è arrivato il Kickstarter questa settimana, proprio nuovo di Esatto. pacca, l'abbiamo aperto per voi oggi. Si chiama Call to Adventure. È un gioco da Esattamente. 1 a 4 giocatori e Sì. 30-60 minuti, più 60 Sì, più minuti che 60 che 30. 30. È un gioco di costruzione di personaggio e sostanzialmente risoluzione di quest, ma risoluzione di quest servono a costruire la storia. È un esperimento interessante perché c'è un elemento narrativo, su una meccanica di gioco di carte. Tendenzialmente power up, nel senso che devi giocare a potenziare fino ad arrivare alla fine della connotazione. È un esperimento interessante, è in linea naturalmente con la carriera che hanno fatto i due designer, perché i due signori che Chris e Johnny l'hanno, esatto, O'Neill. sono i fortunati autori di Boss Monster, per chi ama il genere, cioè quel gioco che richiama i giochi pixelosi platform e RPG anni 80. Boss Monster, per chi non lo conosce e lo vuole notare subito, è quel gioco che è entrati, è un gioco di carte. Quando entrate in un negozio che vende giochi, lo riconoscete perché ha la confezione come le vecchie cartucce del Nintendo NES 8-bit, uguali, Assolutamente sì. identiche, hanno usato lo stesso tipo di design del package, quindi. Call to Adventure l'abbiamo preso su Kickstarter e il pledge che abbiamo fatto era quello da 50 euro, 49 euro, che era il gioco base con tutti gli stretch goal e la prima espansione che è Il nome del vento basato sui libri di Rothfuss. Esatto. Già il gioco base comunque sono 45 carte personaggio, 92 carte storia, 44 carte eroe e antieroe, 4 plance per ogni giocatore. Le 24 rune in acrilico, i 40 token dell'esperienza, le quest avversario che vi servono per la modalità Solitaria co-op o e coop. solitaria e il libretto delle istruzioni. Esatto, sono effettivamente soprattutto le rune, secondo me, il componente in più, nel senso che invece di tirare i dadi come avrebbero potuto fare per giocarsela facile, i nostri cari amici hanno deciso di piazzarci dentro le rune e di giocare con le rune, quindi secondo me è una cosa molto importante, che dà valore al prodotto e che gli dà dentro qualcosa che lo caratterizza fortemente, perché giochi con le rune, da tirare le rune non ce ne sono tantissimi. In più stanno già facendo un'altra espansione ancora che si chiama Stormlight, di cui non vi sappiamo dire molto altro, però stanno già producendo altra roba oltre gioco base ed espansione. Esatto. Prima di andare alla parte del video o direttamente alla parte di commenti se ci state ascoltando in Il podcast, vi podcast. ricordo che ci trovate su fanboygdr.it e su qwerty.it, che sono i due network di cui facciamo parte. FumbleGDR è il primo podcast di giochi di ruolo, com'è quel gioco, è il podcast di giochi Giochi da da tavolo tavolo. di QWERTY. Trovate un sacco di altri podcast sia su QWERTY.it per tutte le vostre possibili nicchie di gusto. Ormai sì. E se vi interessano solo i giochi, invece su FumbleGDR trovate tutto quello che potreste volere da qui all'eternità. In più su FumbleGDR.it trovate anche i nostri giochi in vendita nello shop. E se ci state ascoltando prima del 5, 6 e 7 aprile 2019, venite al Play di Modena perché oltre a provare i giochi di ruolo, se state ascoltando com'è quel gioco, vi interessano anche i giochi da tavolo. E avremo Esatto. due giochi da tavolo in playtest per la prima volta al pubblico. Uno si Esatto. chiama Shining Knits ed è un dungeon crawler per bambini, per 4 giocatori. E l'altro invece si chiama Pugno a razzo, Pugno il razzo. working title, Pugno a razzo. Esatto. È un gioco di carte collaborativo in cui ognuno è un robot di Gonagai. Esatto. E quindi abbiamo detto Gonagai, per cui insomma, direi che si presenta già Ho da detto solo. robottoni, ho detto Gonagai, non Basta. devo dirvi C'è niente da nient'altro. aggiungere. Andiamo a vedere come si gioca con la tua adventure. Andiamo a vedere. E benvenuti alla seconda parte di questa puntata Esatto. in cui giochiamo a Call to Adventure. Abbiamo già fatto il setup, ci sono Esatto. tantissime carte sul tavolo, ci sono le rune,
Ci sono i token dell'esperienza, c'è cioè la plancia per ogni... metto a favore di invisibilità camera. anche queste qui. Aspetta un attimo, forse qua si vedono bene. Beh, allora, queste carte che hanno l'albero sul retro Esatto. sono le carte che poi formeranno il personaggio. A partire dal primo atto, il secondo atto e il terzo atto, l'albero cresce mano Esatto, origine, il primo atto, motivazione, il secondo atto, destino, il terzo atto. a mano. Adesso ne pescheremo una a testa per ogni categoria. Io Prego. pescherò la prima, che essendo la tua origine viene rivelata. Oh yes. Io ad Io esempio sono un mercante. addirittura uno studente. Poi si pesca una carta ciascuno della motivazione. Motivazione. E si gioca coperta. No, la motivazione Scoperta. è Ah, scoperta anche quella, è il già, è destino vero, il che è destino che rimane coperto. coperto, giusto, giusto. Io ad esempio sono un viandante solitario. Io invece sono un cercatore di verità. Oh. E poi si pesca un destino che invece rimane coperto. Noi lo possiamo vedere, ma non dobbiamo dire agli altri che cosa è. Però Ok. io lo farò vedere alla webcam. Il setup non cambia se siete 1, 2, 3, 4 giocatori, che è il massimo di giocatori che sono previsti per questo gioco. E tra l'altro c'è anche una modalità in solitario. Sì. E una modalità cooperativa a cui noi non giocheremo perché ci piace menarci per una volta. Facciamo sempre dei giochi cooperativi stasera. Anche Esatto. perché la modalità cooperativa fa uso di queste altre carte che sono gli avversari. Ce ne sono parecchi dentro. E di un mazzo apposito dell'avversario che viene scoperto mano a mano che l'avversario guadagna potere durante il gioco, quindi ad esempio questa è la maledizione del demone che ti dà diversi svantaggi mano a mano che si Esatto, il fatto che procede. sul dorso del card ci sia il simbolo di The Punisher significa che Non sarà soffri come molto. un cane dall'inizio alla fine. In più sulla plancia che riassume più o meno tutte le regole che uno deve avere a portata di mano, e già questa è una bella cosa, perché non Sì. devi andare milioni di volte a sfogliare il manuale per vedere cosa vogliono dire le rune che poi devi lanciare. C'è anche questa barra laterale che tiene conto della corruzione del personaggio. Parti neutrale, puoi diventare molto eroico o andare verso l'eroe tragico che si è lasciato corrompere dal male. Questo cambia anche quanti punti trionfo o Sì. tragedia ci sono alla fine della partita e quali tipi di carte possono essere giocate. Perché infatti qua davanti abbiamo due carte, tutte e due con il retro azzurro, che sono le carte eroe con il trischele bianco e le Certo. carte anti-eroe con il trischele nero. Questa barra laterale ti dice, in base a quanto sei eroe o anti-eroe, quale delle due puoi giocare. Esatto. Tutti partono che possono giocare entrambi i tipi di carte. Giustamente. Come funziona il gioco? Allora, lo scopo è di riuscire ad ottenere per ogni atto tre carte di quelle che ci sono in tavola e che possono essere aggiunte man mano che si va avanti. Le carte che sono divise per atti, sono quattro scoperte, al primo atto, poi quando arrivi al secondo atto scopri quelle del secondo e così via. E Esatto. sono di due tipi: i tratti, come ad esempio questo coraggioso qua, che semplicemente puoi prendere se soddisfi i requisiti della carta. Ad esempio, coraggioso lo puoi prendere se hai una runa spada tra le carte che hai accumulato, perché ogni carta che abbiamo già pescato ha delle rune segnate sopra, Esatto. che per simbolo e per colore sono evidenti. Se hai abbastanza rune nelle carte che hai in gioco, o se spendi punti esperienza, che sono i token Rossi. rossi, Esatto. puoi prendere questo tratto. Non devi fare nient'altro, lo metti sotto la tua carta e avanzi. L'altro tipo di carte invece sono le quest, Sfide, le sfide. esatto. Le sfide hanno una difficoltà scritta nell'angolo, in Vai. alto, Qua. esatto, e ti dice quali rune servono Esatto. per riuscire Ad ad affrontare affrontare la questa sfida. sfida. Puoi decidere prima di lanciare le rune quale dei due modi di affrontare la sfida cercherai di portare a termine. Ad Esatto. esempio, questa che è una rapina armata, puoi cercare di calmare il tuo attaccante oppure difendere la Difendere la tua tua famiglia. famiglia.
una delle due potrebbe avere una difficoltà diversa da quella base. Esatto, infatti difendere la tua famiglia in questo caso aggiunge di 1 la difficoltà della quest, quindi passerebbe da 3 a 4, perché diventerebbe 3 più 1, però la ricompensa è diversa, è maggiore. Esattamente. In questo caso cosa succede a livello di plancia? Che a seconda della parte della quest che uno ha svolto, mette la carta sotto o sopra, in modo da far emergere la parte di runa che lui ha vinto. Quindi se gioco quella semplice la metto così, se gioco invece quella complessa la metto così. In questo modo le carte hanno sempre esposto il valore di rune che poi il giocatore può effettivamente utilizzare. Esatto, e vanno anche a comporre la storia del tuo personaggio. Esattamente. Questo perché il gioco si conclude quando l'ultimo, il primo giocatore che riesce a completare 3 carte chiude praticamente la partita, lasciando agli altri giocatori un ultimo turno per finire le cose in sospeso. Si contano i punti in base a quante rune hai preso, quante icone di diversi tipi hai accumulato, i punti esperienza, punti trionfo, punti tragedia e così via. E poi si racconta la storia del proprio personaggio, dalla nascita fino al proprio destino. Esatto. Infatti questo qui è sostanzialmente un gioco di costruzione del personaggio. Sì, infatti le carte secondo me possono essere tranquillamente usate per creare dei background anche in giochi di ruolo che non siano questo. Tutto il materiale che vedete era nel Kickstarter, compreso il sacchettino Original Backer, che serve per mettere via le rune banalmente. E non è ancora arrivata perché la stanno finendo la prima espansione già uscita, che è quella del Nome del Vento di Patrick Rothfuss. Ah, hai capito. Che tra l'altro è il motivo per cui ho deciso di prendere questo gioco. Beh, io direi che possiamo iniziare. Non direi so se sì. Sul manuale c'è scritto chi è il primo giocatore. No, sai che prima leggendo non mi è rimasto, però potrebbe esserci scritto ed essere io un giocatore distratto, soprattutto un lettore distratto. Sai che credo di no? Ok. Si decide. Va bene. Come decidiamo? Beh, direi luna. Testa o sole, croce, esatto. Luna. Sole. Bene, comincerò io. Allora, giusto per, in questo gioco si possono fare sostanzialmente un po' di cose. Le azioni possibili sono chiaramente... Allora, ogni giocatore di Lich Player 2 Origin, 2 Motivation, 2 Destiny Card, più 1 Hero Card. Perfetto. E un anti-hero. Esatto. No. Sono due Origin, 2 Motivation e 2 Destiny. Ok. E si sceglie quella... Vabbè, noi abbiamo fatto il setup rapido. Ok, poi reveal each hero's chosen origin and motivation leaving their destiny hidden. Ok, prepare the story decks. Ok, e questo qui ce l'abbiamo. Poi abbiamo on your turn gain a trait, cioè possiamo vedere se incontriamo i requisiti per già scontare una carta. Possiamo tentare una sfida o guadagniamo un tratto o affrontiamo una sfida. Esattamente, quindi castare le rune, eventualmente, no, risolvere la sfida. Possiamo viaggiare pagando un token rosso di esperienza per scartare una carta sul tavolo e rimpiazzarla con un'altra carta dello stesso mazzo. Quindi se non ci soddisfano le carte che sono giù, noi possiamo tranquillamente farlo. E poi possiamo fare giocare una carta eroe o antieroe, o attivare qualsiasi abilità disponibile delle character cards o all'ice card. In questo caso noi non abbiamo allies, possiamo attivare però i nostri personaggi. Esattamente. Ad esempio il mercante, una volta per turno, se fallisco un tiro con delle rune di magia o di ricchezza, posso pagare 2 punti esperienza e riprovare. 3 a te e 3 a me, anche perché i punti esperienza sono le monetine di questo gioco. Quindi questo sostanzialmente è il gameplay. Per finire dobbiamo completare la nostra plancia con 3 card, perché ogni atto si conclude quando abbiamo 3 carte sulla colonna con relative risorse. Esattamente. Bene, allora
Hai guardato la tua carta eroe? No, adesso me la guardo e vediamo che cosa succede. Le carte eroe sono fatte così, hanno un'immagine, una probabilmente punto trionfo o disperazione, tragedia come si chiama, e un effetto. L'effetto, alcune sono giocala solo dopo che un eroe ha fatto qualche cosa, giocala in questo caso se fai questo, oppure possono avere degli effetti generici come quelle che avete visto in webcam. Ok, bene, io direi che faccio una cosa molto semplice e attivo le gioco. Attivi il potere del tuo personaggio? No, non posso fare una mazza. Non ho molto da... Devi decidere se guadagnare quell'unico tratto che c'è, che è il coraggioso. Che però non ho... Vabbè, potrei spendere... Puoi spendere un punto esperienza. Cavolo, 4-4-3-3 con rune che non ho, praticamente. E beh, io mi sa che pago uno e scarto una carta. Provo a muovere il mazzo. Ok. Se no non si fa una grande un grande cavolo. Quindi facciamo, vediamo un po'. Questa è lontana. Sì, questo è qui quello che è. Sotto? Sì. Ok, questa finisce sotto. E si gira, perfetto. Era esattamente quello che desideravo. Bene. La Gilda dei Ladri. Direi che ho finito. Ok. E allora io invece proverò ad affrontare proprio la Gilda dei Ladri. Per affrontare la Gilda dei Ladri la difficoltà è 3. Devo costruire il mio pool di rune. Quindi passami con le rune. Prego. Allora, ci vanno le icone, una runa di quelle lì. Ricchezza. Ah, adesso sì, possiedo. Esatto. Adesso vi leggo le rune. Allora, questa runa viola è la runa carisma. Poi abbiamo la runa verde che è saggezza, la runa azzurra che è la runa verde è quella con l'occhio, sostanzialmente stilizzato, la runa azzurra che è quella con la bacchetta magica, intelligenza, poi abbiamo la runa arancione che è quella con la spada, che è forza, la runa grigia che è quella con la freccia verso destra, che è una D stilizzata, è la destrezza, e la runa invece con la U rossa stilizzata è la costituzione. Di queste, tra l'altro, esistono delle rune speciali, esatto, che possono essere prese più avanti nel gioco, che sono leggermente diverse perché hanno tre puntini sulla runa, valgono di più sostanzialmente. Esatto, non valgono solo uno. E in più alle rune delle carte che abbiamo in gioco si possono aggiungere le rune base, che sono queste tre rune di cui tu disponi, che tutti hanno sempre a disposizione. Volendo si potrebbero anche aggiungere le rune oscure pagando un punto esperienza per ogni runa aggiuntiva che vuoi aggiungere. Esatto. E io già ne aggiungo una sicuramente, quella giusto per vedere che cosa ne succede. Sarà di... Esatto. Si prendono, si agitano, si lanciano e beh, buono. Allora partiamo da questa, è vuota quindi non succede niente. La runa nera mi fa sicuramente guadagnare uno di corruzione e mi pare che valga come due successi. Esatto, corretto. E anche questa è stata usata. Poi ho altri due successi che quindi fanno 4. Yes. Quindi la prova... non avevo detto... Hai detto Trainers Spy? Esatto. Prima. Ok. Era... esplicito che volevo quello, ma forse non così esplicito. Vabbè, hai poggiato giù la runa del carisma, quindi... E poi devo pescare una carta eroe o antieroe, perché quando vi trovate una runa che ha un triangolo bianco è una carta eroe, un triangolo nero è una carta antieroe, bianco e nero allo stesso tempo potete scegliere. Chiaramente. E dato che io sono un mercante e sicuramente prima o poi andrò sulla strada della corruzione, innanzitutto mi prendo questa perché la difficoltà era 3 e l'ho superata. E poi mi pesco una carta antieroe.
Mi sembra giusto. Qui si gira, giusto? E si va a rifillare? Yes. Se non mi ricordo male. Assolutamente sì. Bene. Queste le possiamo rimettere sì. In posizione. Erano di view, vabbè, niente. Beh, l'importante sì, è che sì. Infatti poi c'è un sacchetto per metterle tutte insieme perché non è importante. Ok. Allora, tu hai concluso, giusto? E credo proprio di sì. Ho concluso. Allora, io purtroppo non c'ho ancora una mazza da usare. Perché qui mi manca la carta. E qui mi manca la runa. No, io la pesco la carta, scusami. Questa è... No, quella esatto. È la ricompensa. Mi manca la runa qua, però. A te manca la runa. Potresti però provare questa. Sì. Questa la puoi affrontare. Ah, no. Sì. Mi manca sempre lei. No, puoi giocare... Allora, le carte challenge sono fatte così. Qua sopra è la prima ricompensa. Qua sì, sotto è la ricompensa la più ricca. E queste sono i tipi di rune che puoi giocare tra quelli che hai nel tuo mazzo. Ok, bom, basta. Allora ci andrò. Tra l'altro qui potrei addirittura fare un colpo di teatro. E cercare di prendere un punto trionfo. Sì. Direi di sì. Quindi. Allora, proviamo questa. Raging Inferno, la difficoltà è 3. Tu puoi metterci le 3 rune base. Quindi, che forse ci conviene tenere separate dalle altre. Mi sembra una buona idea. Una, due, tre. Guarda, le rune base sono di forma leggermente diversa. Ah, vedi? Ok. Hanno gli angoli leggermente tagliati rispetto alle altre. Ah, fighissimo, ecco, vedi? Devo dire che da questo punto di vista hanno fatto... C'è stata una grande attenzione al design. Tutti i tipi di rune sono diversi uno dall'altro. Anche quelle con i tre pallini non hanno solo i tre pallini. Hanno anche una forma, anche questa ancora diversa perché è un altro tipo di trapezio. Esatto. Bravi. Molto bene questa. Quindi queste sono le tue prime tre rune. Ok, quindi sono le tre rune base per andare... Poi c'è la runa, quella... Della saggezza. Che adesso devo trovare. Quella. Eccola qui. E poi puoi decidere se spendere esperienza, massimo 3 punti, mm-hmm. per prendere una, due o tre rune oscure. A meno che... Allora, di unica challenge, if at least one of your runes shows as a result or, di quelle due lì, gain esperienza. Quindi applicando il mio potere durante questa sfida potrei addirittura guadagnare esperienza, quindi spendo uno di esperienza. Puoi anche guarda anche Seeker of Truth, puoi spendere dell'altra esperienza per guadagnare più uno alla fine del turno. Vai, io faccio all-in. Allora, spendo tutta l'esperienza che ho. Aspetta, mettila... Dov'è? Ah, qua. Ce l'ho in mano, che cretino. Dunque, spendo tutte le esperienze che ho e uso questo. Così ho una runa in più. Una runa in più. Qua. Eccola lì, verde. Ok. Giustamente hanno anche messo i numeri dello stesso colore della runa in modo da essere sicuri che... E poi l'altro. Una runa nera. Una runa ignorantissima nera. La runa nera. Allora, ovviamente adesso, cari amici, voi vedrete come con grande destrezza e gioia Gianni non è spiegato solo con i dadi, ma è un fenomeno anche con le rune. Appunto. Beh, guardo un secondo una cosa, perché il risultato è che questo simbolo vale 2. Ok. Quindi tu in realtà stai facendo 2, 4, 5, 6, 7. Ok. Che è ben più di quanto... Vabbè, direi che quindi curo il ferito, così mi prendo anche un punto trionfo. E poi, siccome at least one of your runes show result off, prendo anche dell'esperienza. Esatto, perché una delle tue rune aveva queste. Esattamente. Il simbolo della saggezza. E quindi, allora dunque, aspetta che togliamo le rune base. Queste le rimettiamo al posto. E questa da qui. E qua ci mettiamo. Allora, è uscita la luna, quindi io divento un corruttone. Come me.
questi studi mi stanno già traviando. Puoi ancora giocare la tua carta eroe se vuoi. Fammi vedere. No, va bene così. Va bene così. Allora, io adesso posso fare una cosa perché il mio viaggiatore solitario, la prima volta che faccio il mio journey ogni Bravo. turno, non pago esperienza. Giusto. Quindi io toglierò la rissa di strada. Esatto. Pulisci un po'. Anzi, facciamo così, gli scarti lasciamoli da parte e poi rimescoliamo. E Sentiamo poi. prendo Anche quella Perso che nei ho boschi. scartato prima. Esatto, Allora, Perso nei boschi non mi aiuta per niente, perché non ho rune che mi possano essere utili, quindi cercherò di prendere l'artefatto pericoloso. Eccolo Uno di magia ce l'ho, quindi posso provare. L'artefatto pericoloso, e proverò cercherò di resistere alla tentazione. Vai. Allora, le tre basi ci sono. Una blu ce l'ho e spenderò uno di esperienza per una runa nera. E No, io mi devo prendere il punto di prima. sento già che stavolta non andrà benissimo. Così? Senti una forza dentro che neanche tu sai come? Vedi? Infatti, come volevasi dimostrare. Però, ah no, non ho più abbastanza punti esperienza. Quindi niente, fallisco questa prova che rimane lì e mi pesco però una carta. E pescherò un antieroe, perché so già come andrà a finire nella mia vita. Oh, vedi che ho fatto bene a scegliere una carta dell'antieroe. Niente, Ok. non gioco ancora carte, quindi state. Allora, io adesso provo a perdermi nella foresta. Allora, puoi giocare quelle verdi o quelle grigine. Yes, ho la destrezza o la saggezza. Io Non giocherò quelle. ricorderò mai i nomi delle cose. Io giocherò quelle verdi. Allora, le tre base. Che poi è facile, sono le caratteristiche di D&D, potrei anche ricordarmele. Faccio il dom sì, no, no, no. Faccio il domandone. Domandone. Adesso io ne ho a disposizione due Sì, di queste qua, assolutamente sì. giusto? Ok, quindi questo sarebbe il mio mazzo di base, che totale fa 7. Beh, io ci provo. 3 più 1 se proprio Quindi stai vanno. andando verso Find the Place of Sì, Power. io Ok, quindi 4 devi fare. provo il colpo gobbo. 3 before, niente, non posso giocarla. Basta. Eroe. Però puoi pescare una carta eroe o antieroe. Prego. Eroe. Poi pensi di fare altro? La giochi subito? No. No, la tieni lì. Ok. Non posso giocarla, nel senso, magari la giocherò anche, ma non c'ho Pinder Q, come Va dicono a bene. Brindisi. Allora, a me prima l'artefatto Dangereux non ha fatto niente di buono, quindi io faccio un mio journey e scambio questa carta, dato che non devo pagare punti esperienza, con un orfano. Allegria. E non devo fare nient'altro se non prenderla, perché non ci sono requisiti se non quando guadagni questa carta guadagni un punto corruzione E e due due punti punti esperienza. Bravo. esperienza. No, Bravo. E chiudi l'atto. perché ho solo due carte. Ah, sono tre oltre Tre il. oltre a quelle Tre che hai oltre in la gioco. Sì, partenza. sì. Ah, Però guadagno uno di corruzione, che vuol dire che non posso più giocare carte eroe per ora, e due punti esperienza. In più alla fine mi darà due punti tragedia. ok. Esatto.
Attenzione, perché questa hai fatto una bellissima presa. Ah, non ho preso la carta antieroe che mi diceva lì. Al momento le carte antieroe mi sembrano più interessanti di quell'eroe, però c'è il rischio che scendendo troppo di corruzione si arriva in fondo, già, dove non si possono più usare le rune nere oscure e perdi anche 4 punti alla fine. Eh già. Allora, quindi, da quello che mi pare di capire, adesso non so se c'è, lo vedremo, lo scopriremo insieme, un booster nell'atto secondo e nell'atto terzo, rispetto ai punti trionfo. Però non ne vedo girare tantissimi. Anche sulle carte eroe, perlomeno, che ho visto, non è che ci sia tutto sto giro di punti trionfo. Per cui, secondo me, meno 4, se hanno impostato una penalità, meno 4 vuol dire che pesa. È seria. Esatto, tenendo conto che per salire su, ma ci vuole un discreto momento di gloria, e arrivare a 8 punti trionfo per essere il massimo dell'eroismo, ci vuole una fatica boia, da quello che esatto mi pare di capire. Quindi, io non credo di giocare altre carte. No, infatti non gioco altre carte. Ok, perfetto. Allora io adesso gioco prima questa qua. Mi riperdo nel bosco. Che carta stai giocando? Ah, perché sì, se la giochi la metti. Favore divino. Gioco questa prima di tentare una sfida. Aggiungo un extra saggezza o un extra carisma al mio tentativo. Ok. E quindi sostanzialmente adesso devo prendere tre occhiettini. A meno che questa secondo te aggiungo una runa? Sì, sì. O aggiungo... No, è sempre aggiungi una runa. È sempre aggiungi una runa. Quando aggiungi un risultato secco al totale finale c'è scritto più uno, non il simbolo della runa. E uno, supponendo che non ci sia? Supponendo che non ci sia dovrai aggiungere una runa carisma. Ok, e aggiungerò una runa carisma. Ah no, aspetta. Perché quando guadagni una terza icona in un'abilità, e questo sì sarebbe il caso, aggiungi una di quelle con i tre pallini. Ah, perfetto. Vedi? Meno male. Ok, eccola qua. Le rune con i tre pallini sono più potenti perché da un lato hanno il successo doppio, esatto, e dall'altro hanno sempre un guadagno di qualche cos'altro, una carta eroe, antieroe o dei punti esperienza. In questo caso è una carta eroe, quella della saggezza. Quindi ho le tre base più le mie tre rune. Provo a fare Find a Place of Power. Allora, e stavolta ce la fai abbondantemente. E stavolta ce la faccio. Perché fai 5. Ok, perfetto. Quindi pesco. Allora, questa qui rimane giocata. Sì, perché poi conta nel punteggio finale. Esatto, come vedete questa carta ha un punto trionfo qui nell'angolo. Non solo, contano anche quante carte hai giocate. Esattamente. Poi pesco un'altra carta eroe. Vai. Ok. Ok, perfetto. E poi puoi decidere se prendere una carta eroe o una carta antieroe con questa. Sì, prenderò una carta antieroe, perché così vado a vedere anch'io che cavolo succede nel meraviglioso mondo degli antieroi. Dell'oscurità. Esatto, adesso me le studio bene, intanto mi prendo questa qua. Che diventa tua. Che diventa mia. E mi dà un'altra carta eroe. Ti dà un'altra carta eroe. No, adesso che l'hai presa. Ah, la pesco subito. Eh sì. Ok, quindi un'altra carta eroe. Giochi qualcos'altro? No? No, tendenzialmente no. Perfetto. Allora, vediamo che cos'è la carta che va a riempire questo. E credo che io chiuderò questo primo atto. Ah, grande. Perché non solo sono un orfano, mi hanno pure trovato per strada. Foundling. Ah, ma proprio un destino beffardo il tuo, eh? Allora, Foundling mi fa guadagnare uno di... Bravo, tre punti trionfo. No, ma soprattutto mi fa tornare uno in su sì, nella scala della corruzione. Posso tornare a giocare entrambi i tipi di carte. In più mi fa pescare una carta eroe. Mm-hmm. Ci sta.
Ok, e la tengo qua. E si rivelano le carte del secondo atto a questo punto. Esatto, perché tu cominci a lavorarti quelle del secondo atto. Quando si rivelano le carte del secondo atto, si possono prendere o le carte del secondo atto o quelle del primo atto. Chiaramente. Che rimangono in gioco finché non vengono. Allora, abbiamo leaderboarding party. Come vedete, la difficoltà comincia a crescere e comincia a crescere anche la... Cominciano a crescere anche i punti che ti vengono dati dalle carte e cominciano a comparire gli indicatori della tipologia di storia che ogni esatto. tanto già erano comparsi nelle nostre precedenti puntate. Quelli alla fine più sono dello stesso tipo esatto. contano, perché più contano come punti. 1 e 2 punti valgono 1 o 2 punti, 3 punti valgono 4, 4 icone valgono 8 e quindi diventa chiarissimo, molto interessante accumulare lo stesso tipo di icone. Allora, devo dire, al di là di tutto, le istruzioni, le illustrazioni sono fatte molto bene, sono molto belle, sì. In particolare alcune. Decisamente. E per ora non gioco altre carte. Quindi lascio la parola a te. Ok, allora. Vediamo un po' di capire cosa fare. Allora, adesso voglio farti una domanda. Mm-hmm. La domanda è questa. Sì. Se io possiedo entrambe i tipi di runa, puoi mettere in posso metterli entrambe. Tutte e due? Ok, perfetto. Allora. Che vuol dire che avere diversi tipi di rune potrebbe favorirti in alcune sfide. Certo, chiarissimo. Dungo. Allora, va bene. Allora, io andrò qua. Cercherà di andare all'accademia. Esattamente, quindi devo spostare. Questa è proprio la carta che ho guardato e ho detto: ok, questa l'hanno presa dal nome del vento. Perché vai all'accademia e poi devi decidere se andare bene negli studi o imparare delle lezioni di vita. Quindi ho 3 verdi, una azzurra, che è questa qui, e più le 3 di base. La difficoltà è 4. Sì, stai cercando di imparare delle lezioni. Sto cercando di, sì, learn deep lessons, okay. Cioè imparare lezioni profonde all'Accademia della Vita. Esatto, che è quella da cui provengono i nostri grandi statisti. Direi che ce la dovrei aver fatta. Sì, hai fatto 5 perché 2 della saggezza, 3, esatto, 4, 5. Perfetto. Allora, la carta arriva, io prendo, chiudo l'atto anch'io. Anche molto bello che anche i tratti che puoi guadagnare, il tipo di sfide che fai, c'entrano con la fase del gioco, almeno da quello che abbiamo visto finora. Mm-hmm. Sì, decisamente. Poi pesco una carta eroe. Ok. E puoi scegliere una carta e eroe poi o antieroe. Pesco anche una carta antieroe che non fa mai male. Va bene. Poi dopo posso giocare una carta eroe in questo momento. In realtà di carte eroe ne puoi giocare quante ne vuoi. Ok, va bene. Anche il journey lo puoi fare quante volte vuoi, se hai punti esperienza per farlo. E la terza cosa che puoi fare, che non sia guadagnare tratti, cioè okay. attivare le tue abilità, quello dipende dalla carta. Ad esempio, a me c'è scritto una volta per turno. No, no, chiarissimo. Quindi vuoi fare altro? No, 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 per il momento no. Ok, allora io inizierò invece a scegliere una sfida dalla seconda carta. Aggiunto il momento. Tiro. Ad esempio, cercherò di corrompere un ufficiale. Ormai. Ma pay a bribe o resist arrest?
Cercherò di pagare. No, cercherò di resistere Due all'arresto. punti trionfo. Però c'è l'iconace. Ti dà la spada, eh. No, cercherò di pagare Una bella una mazzetta. mazzetta. Hai capito? Sempre più oscuro. Allora, intanto uso separazione, Bravo, bella questa qua. per cui scarto e rimpiazzo uno dei tratti o delle challenge rivelate in plancia e Yes. cercherò di metterti i bastoni tra le ruote perché ti toglierò Frozen Peak, L'avrei fatto anch'io. in cui potevi guadagnare ancora altre rune saggezza, non mi pare il caso, Sì, direi che non è abbastanza. Beh, per buono, lo vedi. rimpiazzarla con una con... vabbè, però Perfetto. mi dà un successo automatico perché gain più uno al tuo prossimo tentativo per affrontare una To sfida. your. Sì, a me mi dà un più uno Ah, ok. fisso, non una runa in più. Sì, no, ho capito. Discard and replace one reveal che è. Ok, gain one, two. Adesso la sfida che tu fai hai un più uno, fisso. Esatto. In più gioco anche compagno d'armi, perciò Ah, bella. ti do un punto esperienza. Io Grazie. guadagno un Due soli. sole, no, un Un sole sole. e un più due automatico. Beh, qui a questo Quindi arrivo già a punto più tre ci puoi in questo andare turno. ammazzate proprio. Allora, aspetta che, Esatto. scusa, ti lascio le rune semplici e ti tolgo i miei ravatti perché probabilmente non ti servono. Per affrontare questa sfida posso mettere in gioco le rune carisma. Sono Ok. una e Quella due. lì. Le cinque ce le ho già. Sto cercando di pagare una mazzetta. Ho già tre successi, me ne basta uno. Sarà. Eccolo lì. E ce ne sono tre. La voglia. Quindi riesco con successo a pagare la mazzetta. E mi pesco una bellissima carta antieroe. Queste rimangono negli scarti. Le carte antieroe le posso ancora giocare perché sono ancora nella fase neutrale. E ti rimpiazzo questa carta. Si Grazie. figuri. Comunione con la... No, la bestia selvaggia. Puoi entrare in comunione con la natura oppure cercare Placare di placare la la bestia bestia. selvaggia. Allora, vediamo un po' di capire che cosa diavolo fare. Dungo. Allora, adesso bisogna cercare. Io non ho particolari cazzi storici in questo momento. Dai, lascio girare che mi ricordo che sono gli scherzi. Tu non hai mai preso un tratto, hai solo fatto sfide. Eh sì. E non... No, beh, c'è sempre quel solito coraggioso che è lì all'inizio della partita. Eh sì, non è che ce ne siano stati tantissimi. Questo non lo puoi prendere perché lo puoi prendere solo se non hai punti Esatto. tragedia. E io sono già abbastanza tragediato. Che è un peccato perché ti avrebbe dato un'altra runa, vero? Allora, la natura. No, beh, qua c'è il. Sì, direi che vado qua. Quindi cerchi di prendere il criminale. Sì, cerco di acchiappare lo criminale. E gioco. Anzi, facciamo così. Prima di tutto gioco carta antieroe, la stessa tua. Tac, Che è ottima. quindi discard and replace, reveal the challenger trait. Vediamo un po'. Tu sei molto carismo. Sì, strano che io abbia un personaggio con il carisma alto, non mi capita mai nei giochi di ruolo. Quindi scartiamo subito la bestia. Adesso Peccato, ci contavo molto. per la legge dei grandi numeri. No, non è venuto. No. Vabbè. Delve into darkness, però potrebbe essere.
bello nel tuo percorso di storia personale. Poi gioco più un tipo cittadino, a quanto pare, però. Sì, esattamente. Allora, poi gioco questa Narrow Escape. Prima di tentare una sfida, aggiungo un extra, in questo caso agilità. Aggiungo la destrezza. Così. Siamo a posto. E poi, dunque, queste sono le tre. Ho 4 saggezze. Quindi prendo tutto quel che è, sostanzialmente. Una destrezza. Te ne manca ancora una verde. Ma esiste? Non ce ne sono più. Potrebbe anche essere che non mi ricordo quante ce ne sono in tutto. Probabilmente non posso prenderne più di 3. Sì, sono 3 in tutto. Quindi ho già raggiunto il massimo della saggezza possibile. Saggezza. Quindi non è un problema. Quindi sono sempre 3. Quindi questo ci dice meccanicamente che dopo aver investito tanto su una caratteristica bisogna cominciare a diversificare le rune, perché altrimenti ti ingroppi. Ottimo che tu abbia scelto allora la... Esatto, catch. In questo caso la destrezza. Quindi tutto questo, basta. Direi che rune nere non mi interessano. Quindi proviamo 4 più 1, 5. 5. Appelo. Ricordiamo, il pareggio equivale alla vittoria. Esatto, il pareggio ci regala. Quindi io a questo punto prendo la carta che va qua sotto. Quindi io ho un tratto di storia con la bilancia. Dopo andiamo a indagare che cosa sia. È solo per calcolare i punti. Ah, alla ok. Fine. Quindi è l'icona della giustizia. La giustizia. Poi dopo abbiamo. Quindi la destrezza, ok, sono a posto, devo pescare le carte. Allora, pesco, in realtà avevo pure il più uno, quindi erano 6. Direi che mi butto allegramente su una e una, come prima. Quindi facciamo una carta di questo tipo e una carta di questo tipo. Ah, eccola, questa qui non posso usarla. Non perché... la puoi proprio usare? No, perché chiama l'alleato. Questa qui deve essere una delle carte collegate alla modalità di gioco con l'alleato. La mettiamo da parte. E ne peschi il tutra, evidentemente. Ok. Ci sei? Sì. Perfetto, perché io adesso cercherò di andare contro la gang di strada. E non cercherò di prendere possesso della gang, ma cercherò di fregare il boss. Bravo, mi sembra giusto. Sempre più background cittadino. Assolutamente sì. Quindi le mie 3 rune base, questa non c'entra. Cosa mi ti servono? Serve? Tutte quelle viola. Ok, allora, viola 1, viola 2, viola 3, viola 3 e una blu. E una blu dell'intelligenza. Prego. Perfetto. Quindi la difficoltà è 5. Quella. E io ho fatto abbondantemente 1,5 milioni. Hai sdrumato il caro boss in allegria. Bravo. Bella presa. 2 punti. Non prendo altre carte. E lascio a te. Ok. Queste sono quelle base. Questa non so che cosa c'entrasse. Mi sa che è finita in mezzo per sbaglio. Ma ce l'avrei fatta abbondantemente. Ok, allora io direi che a questo punto faccio un allegro niente, sostanzialmente. Questo è un tratto che puoi prendere. Sì, infatti, esattamente, possedendo entrambe le rune. Non so se ti conviene, però volendo lo puoi prendere. Vedi tu, perché ti dà un'icona storia che non hai. Che non ho, esatto. Mi una dà carta un... antieroe no. E un'intelligenza. No, direi che mi vado a orientare da un'altra parte, ti dico la verità. Vediamo un po' che cosa faccio qua. Io ogni tanto ricontrollo il mio destino, perché c'è scritto che cosa ti dà dei punti extra alla fine, sostanzialmente.
È vero, bravo. Vabbè. Quindi ho letto diverso prima. Anche se da... Ok, allora adesso faccio una bella roba. Ok. Questa non mi serve. Questa sì. Oh yes, perfetto. Allora. Farò battaglia navale. Cercando di... Cercando di affondare la nave nemica. Quindi gioco questa, mi aggiungo... Posso giocarne due dello stesso tipo? Sì, c'è scritto che puoi giocare quante carte eroe o antieroe vuoi. Benissimo, allora io gioco due carte eroe uguali e mi aggiungo due rune dell'intelligenza. Così arrivo a tre rune intelligenza, oltre alle tre... Quindi prendi tutte le rune intelligenza. Prendo tutte le rune blu, esattamente. Poi gioco, dove cavolo sei? No, non era questa, basta. Sì, era esattamente questa qui, me la tengo di riserva. Ok, io adesso faccio la persona crudele. Vai. Dato che crudelati. Sono un mercante spia. E instillerò la paura dentro di te. Giocala quando un altro eroe sta per compiere una challenge. Devono scegliere un'altra challenge. Ok. O altro tratto. Però le carte giocate rimangono giocate. Va bene. E allora giocherò Vabbè, prendere quella di fianco Beh, potrei anche... Sì, alla fine devo prendere per forza quella lì. C'è anche quella della fase 1 ancora. Sto sì. Guardando... Dipende da che cosa ti interessa. Però non dimenticarti che c'è anche quella riga lì sopra. Sì, sì, però non mi interessa il coso. Vabbè, guidiamo sta spedizione, no? Ok. Vado. Le rune che devi lanciare sono le stesse. Sì, sì. Quindi uso la stessa. Questa me la tengo di riserva. Beh, abbondanze. Ok. Allora, io faccio comunque quella base. Guido la spedizione e ti guadagni una costituzione, esatto, e poi pesco una carta eroe. Perfetto, queste due finiscono nel mio pool. Carina. Allora io ne metto poi. Si è rivelato un altro tratto, però in questo momento non mi aiuta. Direi che non ce ne facciamo quasi. Allora, dato che io non spendo iniziativa nell'esperienza nel farlo, questa te la levo lo stesso. Ok. E la sostituiamo con illuminato. Volano i tratti. Esatto, beh sì, giustamente erano tutte challenge prima. E prenderò questo tratto. Sì, prenderò questo tratto spendendo 2 di esperienza. E io chiudo il secondo atto. Ok, eccolo qua. E vediamo che cosa c'è sotto questo terzo atto. Allora, il bottino del drago, la chiamata divina, le camere della regina, ne sappiamo dove finirò, e la gilda degli assassini. Sono partito da quella dei ladri, potrei anche arrivare fino a... Sozzoni! Le difficoltà iniziano a salire. Sì, cominciano a diventare interessanti. Va bene, allora io a questo punto... È finito, Claudio? Io ho finito.
Ok, allora io adesso farò questo tipo di roba. Allora, gioco. Allora, intanto farò questa sfida. Respingere Ok. un attacco dei banditi. Ok. E cerchi di guadagnare quindi forza e trionfo. Sì, esatto. Forza e trionfo. Allora, gioco questa. E mi aggiungo in questo caso destrezza perché io sono più destro che forte, quindi avendo così almeno due rune. Poi scelgo, gioco questa carta, Fateful Choice, che mi permette di scegliere quale path. Io ho scelto il coso, quindi guadagnerei un sole nel caso di vittoria. E poi mi tengo questa di riserva. Quindi devo prendere le due rune grigie Ok. E devi arrivare a 5. e devo arrivare, queste sono quelle blu, eccole qua, devo arrivare a 5. Questo è per, no, questo qui è solo il No, turno, è solo sono un quel turno. turno. Ok, eccola qua. Bend the rules, play Ne giri this, una. Che esatto, ne flippo una e flippo questa. arrivi a 5. 5, quindi vinco la sfida, vado su di 1 e chiudo anch'io il mio atto. Poi in chiusura di turno gioco questa e guadagno due soli e vado su. Adesso Ok. posso giocare solo carte Sì. Allora. Io mi trovo nella situazione in cui devo decidere. Intanto vediamo che cos'è questa qua che si sostituisce all'ultima. Criminal Criminale, tratto. un tratto. Che mi darebbe una di destrezza. Io però in questo momento sto facendo abbastanza pietà dal punto di vista fisico. Sono intelligentissimo, bellissimo. Quindi finisci, cioè, hai già calato l'asso di briscola, Claudio. C'è la regina che ti aspetta, proprio così. Ma la regina che mi aspetta mi dà un'ulteriore runa di carisma che non mi servirebbe, oppure 5 punti tragedia che sì, potrebbero anche essere utili, però a questo punto piuttosto se devo andare a casaccio cerco di Vabbè, lì sei, buttare cioè giù diventi il la. capo della gilda degli assassini, sì, sono d'accordo, tutta la vita. Esatto, anche se posso usare solo La la destrezza. destrezza che io non possiedo e non ho nemmeno dell'esperienza, quindi intanto farò questa cosa. Toglimela perché sennò la faccio subito. Esatto, Mi sembra un'ottima idea. faccio il mio journey gratis e la sostituisco con una cosa che non posso affrontare. Perfetto. Bel casino di merda. Allora, andare nella merda proverò a diventare il capo della gilda degli assassini. È una buona cosa. Ho le mie tre base. E basta. Non No, veramente? nient'altro. Quindi come fa? Adesso ci ripenso. No, Sì, no. in realtà No, potresti anche. giocare carte. Hai carte da mettere su per pomparti il pool delle. È veramente giocarla al limite della decenza, però ci posso provare. Ok, vedi tu. Dipende da questo primo Dipende da cosa tiro. succede. Ok, chiaro. Allora, fa schifo, come Ok. presumevo. Però, gioco Relentless che mi permette di rifare la stessa challenge Ok, e aggiungi una aggiungendo Dark una Dark Rune. Rune. Tieni, quale vuoi?
Ah, sono tutte uguali, scusa. Sono tutte uguali. Tua. Questo mi permetterebbe di arrivare in teoria a 5. Ok. Sì. Quindi potrei riuscire a distruggere la gilda degli assassini più, yes, che più che fare il takeover. Fare il takeover. E ci proviamo. Bravo! Aspetta, perché non ce l'ho ancora fatta, ma se gioco anche Ben. Bravo, Bruce, gira quella lì. E giro questa. Sono 4. Sono 4. No! Se giro questa, quella lì. Sono 4. Sono 4. Niente. No. Tieniti Ben the Rules. Fai finta che ah. Allora, io giocherò questa qua, second chance, provo io nella sfida in cui hai fallito tu. Quindi questa va qua e 1, 2, 3 più le due di destrezza che possiedo. Una, no, l'una di destrezza che possiedo, quindi devo fare un tiro. Anche tu non sei messo benissimo. Di enorme culo. E vabbè. Vabbè, ho capito che poi andava dalla regia. Ho fatto un tiro di enorme culo, quindi un altro po' di destrezza in più. Niente, mi tocca andare dalla regina per forza. Eh sì. Hai altre carte che vuoi giocare? No, io sono allegramente smerdato. Adesso non ho accesso, cioè nel senso che cazzo faccio. Allora, intanto mi tolgo comunque il drago, che mi sembra eccessivo per tutti, le mie capacità. Bravissimo. E lo sostituiamo con una cosa che a te diventa grazie una cagata da fare. Grazie mille. Prego, figurati. E vabbè, ho capito che vado dalla regina perché non posso fare altro. Quindi prendo le mie bellissime rune del carisma. Buono. 2, 4, 5. Maledetta regina, troia. Ciao ragazzi. 7. Dai. Non ci arrivo perché anche se ne giro. No, scusa, no, sì, sì. Perché? Ah no, cazzo, è qua. Maledetta, ti bastava un 1 di quella merda lì. Nemmeno la regina mi dà soddisfazioni. Non posso fare nient'altro che accettare la mia disfatta. Allora, va bene. Allora, vabbè, io proverò a fare Lord dei Demoni. Eh beh, sarebbe stupido da parte tua il contrario. Demoniati. Queste tre. Forza non ne hai? Sì, hai anche un forza. Lì. Ah già, è vero. Non tenere questo. Vuoi mandare indietro i demoni? No, vuoi prendere la luce, sì, del sole. 2, 3, 4, 5, 6, maledetta. Però tu ti guadagni una carta eroe. Sì, questa la posso giocare. Va bene. Basta. E ritiro le mie carabattole. Tu ritira le tue carabattole. Io nell'ultima sfida ero così depresso da non essere riuscito a vincere il favore della regina che mi sono dimenticato di pescare la carta eroe o antieroe. E data la mia... Peschi. Senti, io provo a pescare una carta eroe. Tanto sono nel neutro e potrei andare da tutte e due le parti. Ok. Peschi. Allora, io riprovo ad andare dalla regina giocando prima. Buono. Fuga all'ultimo minuto. Che mi permette di aggiungere una carta, una runa costituzione che ci alle piace. Tre carisma che ho già. E cerchiamo di vincere sto favore della regina. Sì, anche perché sono un po' di punti. Sono 3 punti e una carta. 1, 2, 3, 4. Porca troia. Quattro. E siamo orgogliosi. Senti,
Io la uso lo stesso, tanto ho capito che non me ne esco, almeno mi prendo Sì. una carta in più. Mi prendo due carte antieroe. Mi sembra un'ottima idea. E almeno ho qualche cosa. Una di queste due non la posso usare al momento, però vabbè, almeno è lì. Allora. C'è qualche cosa in più che posso fare. Va bene. Io devo andare avanti e insistere, no, perché sono ricco di rune, solo di quelle là. Quindi riprovi l'orda demoniaca. Sì. E riproviamo a falciare sta orda. Vediamo se succede qualcosa di meglio. Allora. Sì, stavolta sì. 4, 3, 7, 8. Tenga la sua armata demoniaca. Presa. Che viene sostituita da un'armata dei morti. Ok. Che tu puoi affrontare senza Esatto. troppi problemi. A quanto pare. Esattamente. Io invece, a quanto pare. Io non posso affrontarla, mi affronterò qualcos'altro. Ad esempio, cercherò della conoscenza proibita. Eh sì, per forza. Cercherò della conoscenza proibita. Ho tre blu. Please. Te lo dico subito. Uno, un po'. E cercherò di scoprire Ecco, te una conoscenza nascosta. Vai. No. Cazzo, no. Non è possibile. Hai fatto Però tre. pesco delle carte. Sì. Peschiamo una e una per par condicio. E però mi gioco almeno Oh, uno. una brutta lezione che mi dà Sì. almeno uno di esperienza. Così, giusto Che sfiga. per riuscirci. Allora, ok, sì, io farò questo. Sì, ce l'ho. Faccio questo qua. Armata dei morti. Esatto, 7 e cercherai di provo il sopravvivere. sotto. Esatto, provo a sopravvivere Sopravvivere all'orda. Che ti potrebbe dare un'icona montagnetta, tre punti trionfo e una costituzione. Esatto. E mi fa chiudere anche il terzo atto. E l'ho presa in culo. Due carte eroe. Non posso giocare le altre. E dopo ci divertiamo. Ok. Stame. Che come prima cosa, anzi, prima di tutto ti caccio via sta armata dei morti. Ok. È morto. E te la sostituisco con l'elementale impazzito. Va bene. Extinguish the fire, lo spegni. Sì. Allora, quella non la potrò ancora affrontare, credo. E cercheremo a questo punto. O cerco di recuperare ma potrei andare nell'altro mondo. Però non ho rune da lanciare. Quindi non mi pare una buona idea. Nell'abisso? Nell'abisso. La spada non la posso usare. Rogue Elemental. Beh, lì ce l'hai. Proviamo. Provo l'elementale impazzito e cerco di. Quante blu ti servono? Tre. Okay. E cerco di fare mia la fiamma viva. Mi sembra giusto. Avrei fatto la stessa cosa.
Non ho altre carte da giocare. No. Aggiungere una runa oscura, ma no, piuttosto mi tengo un punto esperienza. 2-5, quella era 6, vedi, sei riuscito. Carta eroe. Allora. Se vuoi. No, no, e no, non posso usare niente, prenderò una carta eroe per forza. Oh, una carta che posso usare per qualcosa. Trovata? Sì. Ok, allora io provo ad andare anch'io dall'elementale e lo spengo. Gioco piano brillante e mi prendo una di queste in più. E poi c'ho anche, se non sbaglio, Costituzione. La Costituzione da usare. Ok, quindi sono queste qua. C'ho altro che posso usare qua dentro? No, un gran bel cazzo. Sette. E questa è la tua terza carta, quindi ho l'ultimo turno per fare qualcosa di utile e poi smammo. Va bene. Allora, c'è lì sta regina che mi... che ti seduce, che mi intigna. Quindi io giocherò. Cosa ti serve come rune? Allora, carisma manetta. Manetta. E poi gioco anche forza interiore. Okay. E mi aggiungo una costituzione. Sì, tieni. E poi io sto punto esperienza. Mi sembra giusto? No, 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 no. Punto esperienza me lo tengo. Perché mi gioco intanto anche rifiutare l'oscurità. Oh, bravo, e vai a 8. E okay. Salgo a 8 anch'io. Ottima idea. Se no poi non ci arrivavo. Non mi pare qua. Devo fare 9, devo vincere il favore della regina. Buono, sì. 2, 4, 6, 7, 8. No, non ce l'hai flip sto l'ho cazzo. Vista lo l'ho vinta lo stesso, ma non posso usare gloriosa vittoria che mi rimane in mano a fare la mossa. Ah, perché se facevi... perché se facevo più di 2 non avevo usato le icone nere, bla 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 bla, ma invece niente. Ok. Vinco solo il favore della regina. Che vabbè, insomma. Altre carte da usare non ne ho. Neanch'io. Non potevo usare tutto quello che e potevo. Quindi rimango così come sono. Ok. Si dovrebbe fare il conteggio dei punti e poi raccontare la storia. La storia. Vai. Allora, conteggio dei punti. Conteggio dei punti, io credo di avere anche una penna portata di mano. Sì, nelle cose di Humble. Che è il primo podcast di giochi di ruolo. Esatto, in Italia. E quello che vanta la maggior parte di innumerevoli tentativi di imitazione, tutti naturalmente peggio. Allora, conteggio dei punti trionfo. Allora, punti trionfo. Conta i tuoi, poi... Allora, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, più 8, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 29. Gianni, Claudio invece di punti... Ah no, però erano solo puri, perché poi... sbagliato, scusa, rifaccio il conto, perché ci ho messo dentro queste che invece sono, si contano a parte. Quelle credo che siano proprio le carte, non i punti trionfo. Ah, quelle che ti sono rimaste in mano? Allora, lo scopriamo subito, c'è scritto tutto. Per determinare il vincitore... intanto devi rivelare il tuo destino. Sì, giusto. Il destino mio era sangue di drago. Il mio era intrepido esploratore. Alla fine del gioco io aggiungo un punto tragedia per ogni carisma o costituzione che ho e per ogni carta antieroe che ho ancora in mano. Ok, io invece alla fine del gioco guadagno un punto trionfo per ogni costituzione o intelligenza e un punto trionfo per ogni tipo di icona storia che sono all'interno della mia storia. Perfetto. Allora,
aggiungi, fai la somma totale di tutti i trionfi, okay, che quindi allora, era 29. Perfetto. Quindi io 29. Invece di punti trionfo ne ho 8 e 3, 11, 13 e 3, 16, 17, 18, 19 e 20. Punti tragedia. Allora, punti tragedia, 1, 2 e 3. 3. 3. Sì. Io sui punti tragedia sono un po' più 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ok, perché qua non ne abbiamo più né uno. Ah no, e altri due qua, 9. Sì. Non avevo guardato il viaggiatore solitario. Vai. Poi, i punti delle icone storia. Quindi allora, io di uguali io ne ho 3 della montagna. 3 della montagna sono 4. Ok. Più la carta destino si conta alla fine o li metto dentro già adesso? No, si mette dentro adesso. Allora poi devo aggiungere i punti trionfo per le icone. Vabbè. Ok. Mi devo ricordare, adesso li ricalcolo. Allora, intanto per Story Icon ne ho 4 per le montagne e poi 4, 5 montagna, 6 la luce, 7 la giustizia, 7 in totale. Le icone mie invece non mi... no, ho un due racconti, delle pergamene. Allora, io ho 3 punti trionfo in più, quindi sono 32 invece di 29. Poi si aggiungono i punti esperienza. 2. Io 1. Poi ogni carta che ha, eroe che hai giocato. Ah no, ok, questi contavano nei punti trionfo che abbiamo già contato. E poi punti trionfo e punti, questi pure li abbiamo già contati. Io devo ancora contare questi della carta del destino. In mano ho due carte antieroe, che quindi sono 2, e in più ho 1, 2, 3, 4 punti carisma. Ok. Quindi tu fai 32, 35, 37 e 7, 44. 44. Io faccio 29, 30, 38. Ok. Racconta la storia del tuo personaggio. Ok, allora. Il mio personaggio nasce come con la passione per lo studio. A casa nasce. Gli nasce questo interesse perché il padre, che era un ricco mercante, gli portava sempre dei libri. E un vecchio maestro in pensione che stava, un vecchio maestro in ritiro che stava nel suo paese, lo aiutava a studiare. Questa passione per lo studio si è declinata all'inizio in studi sulla cura del corpo e come cercare di sanare gli ammalati, tanto è vero che durante un incendio scoppiato in paese, nonostante la sua giovane età, è riuscito a salvare una persona e poi con le arti imparate anche a curarle le ferite. Tuttavia la dimensione della sua terra natia cominciava ad essere un po' troppo stretta. Sentiva di dover fare qualcosa di più ampio e quindi un bel giorno ruba una cavalcatura da una stalla del paese e comincia a galoppare in maniera totalmente anarchica verso una foresta molto imponente che si trovava a limitare, dove, perdendosi e rimanendo affascinato da questi alberi altissimi e così verdi, si trova a un certo punto in un ancestrale luogo di potere dove uno spirito gli parla e gli dice che in lui ci possono essere tante grandi cose, ma la cosa più importante è coltivarle. E allora decide di tentare la fortuna, ricordando una vecchia raccomandazione del suo maestro, e di cercare all'Accademia della città più grande del suo territorio di imparare. Lo prendono nonostante non abbia delle forti raccomandazioni, perché ne rilevano immediatamente il potere, la capacità e la qualità, e quindi a quel punto decidono con grande
serietà di iniziarlo ai segreti più importanti contenuti nella biblioteca dell'Accademia. Passano gli anni, trascorrono chiaramente le ere e la sua voglia di esplorare non cade mai, contemporaneamente alla voglia di studiare, e quindi si getta nelle spedizioni più ardite, sostanzialmente per cercare una verità che prova a inseguire, ma che ogni volta, a seconda delle esperienze che fa, assume connotati molto diversi. Quindi a un certo punto la prima cosa che fa chiaramente è installarsi nella città dell'Accademia e aiutare a organizzarne le difese. Molto spesso questa cosa alimenta il suo senso di giustizia, perché si sente in dovere verso un'Accademia che lo ha accolto anche se lui non aveva raccomandazioni, aiuta a catturare un importante criminale avendo aiutato a catturare questo criminale, scopre anche relativamente a questo criminale un segreto che lui portava con sé, una piccola pergamena chiusa in un monile che indica un territorio da esplorare. E allora, con questo amore per la conoscenza e l'esplorazione, decide di esplorare e di condurre un'esplorazione in alcune isole che si rivelano essere il luogo di un'antica civiltà in cui sono contenuti dei segreti riguardanti la magia elementale. Il problema fondamentale è che lui ha ancora il trauma di quella fiamma ricordata da bambino, perché quell'incendio aveva tutto fuorché dei connotati di normalità, era qualcosa di legato sicuramente a qualcosa di altro, e la sua voglia di sconfiggerlo, cioè in quel caso lui ha utilizzato solo le sue arti passive, ma in questo momento sente di avere un potere molto più grande che può essere anche portato all'agire e non solo al difendere. Durante questa spedizione naturalmente deve respingere l'arrivo dei banditi, sostanzialmente gli accoliti cappeggiati dal figlio del bandito, che è del criminale che lui aveva fatto attaccare. Riesce a respingerli, ma loro rimangono comunque attaccati al loro segreto, vogliono il loro tesoro, vogliono questa conoscenza, ma anche in questo caso hanno la peggio. Trascorrono anche altri anni in cui lui continua a viaggiare ininterrottamente per tutte le terre emerse, quando a un certo punto, durante uno dei suoi viaggi, riceve ripetuti attacchi da un gruppo di assassini, e interrogandone uno attraverso la magia scopre che i banditi avevano pagato la gilda con una taglia molto sostanziosa per farlo fuori. A quel punto, preda di una rabbia cieca mai vista prima e mai vissuta prima, cede a un potere interiore molto lontano dal suo ideale di, diciamo, serietà, onestà e giustizia, e distrugge la gilda degli assassini come monito a tutti quelli che gli avrebbero dato la caccia da lì in avanti. A quel punto, fatto un atto così forte, diventa chiaramente una figura mitologica a livello di paladini e dei più grandi eroi della mitologia delle terre emerse, e a quel punto sceglie con grande senso dell'altrui di dedicarsi a proteggere i più deboli, soprattutto dalle arti arcane oscure. In una di queste sue missioni, dopo aver sconfitto una orda di non morti che stavano minacciando un piccolo villaggio, sente una forte voce che lo lega al suo passato provenire da un anfratto nel terreno, scende per metri e metri sottoterra e a quel punto incontra un elementale del fuoco che gli richiama esattamente le stesse sensazioni dell'incendio del suo passato. Anche lì sente fluire la rabbia, la controlla e, una volta controllata, canalizza tutto il suo potere luminoso di giustizia totale verso l'elementale, lo estingue e cancella il fuoco da quella terra. Da quel momento è conosciuto come colui che ha cancellato il fuoco non è più energia e quella terra perde l'accesso al fuoco. Megoglione. La storia del povero Eldar invece è un po' più tranquilla e pacata sotto alcuni punti di vista, anche se parte dalla tragedia. Parte dalla tragedia perché viene trovato, quando è ancora un infante, da due mercanti
che lo crescono come loro figlio, loro avevano cercato di avere figli più e più volte, hanno pensato che questo fosse un segno degli dei che davano loro un dono in cambio della loro fedeltà in tutti questi anni di vita, solo per vedersi portare via anche questi nuovi genitori quando è ancora abbastanza piccola, già imparato a parte delle cose che servono per vivere come mercante, ma degli assassini, probabilmente per una questione di soldi, debiti che i due genitori non riuscivano a pagare, uccidono entrambi i nuovi genitori e lui si ritrova solo nelle strade di questa enorme cittadina dove succede qualunque cosa nei vicoli, ma nessuno ne dice niente. E riesce però, nonostante si ritrovi da solo, a sopravvivere per qualche anno facendo affidamento solo sulle sue capacità di nascondersi, passare inosservato, e questo lo rende una figura importante agli occhi della Gilda dei Ladri. La Gilda dei Ladri vede queste sue doti e sa anche che comunque è stato cresciuto da dei mercanti all'inizio, quindi si trova a suo agio sia in situazioni di disperazione che avendo a che fare con gente che è abituata a un certo tipo di lusso, ad avere un certo tipo di denaro da spendere, e lo crescono come spia. Diventando una spia, lui ovviamente a un certo punto decide di andarsene da solo, perché le spie non si fidano di nessuno se non di loro stessi, e quindi abbandona la città e gira di città in città finché a un certo punto non viene catturato e decide di convincere le guardie cittadine, con una somma ingente che promette lui riuscirà a portare all'ufficiale, di prendere due piccioni con una fava. Lui libererà le guardie da una banda mafiosa di cui non riescono a liberarsi, e in più arriverà anche una bella mazzetta. Grazie alla sua enorme inventiva e alle capacità che ha acquisito come spia durante gli anni in cui la Gilda dei Ladri lo ha addestrato, riesce a fregare il boss della gang, a recuperare i soldi che aveva promesso all'ufficiale corrotto e a arrivare alle orecchie della regina. Eldar è anche un bel ragazzo perché ha accumulato carisma come se piovesse, e in virtù anche del suo sangue di drago, che in realtà è quello che gli dona questa sua particolare capacità di convincere chiunque anche delle peggiori cose, riesce a vincere il favore della regina, a sposarla e a diventare re. Bello. Tac. Pulito. Nonostante la fatica che ha fatto per vincere il favore di questa regina. Esatto, insomma, teniamo proprio le gambe un po' chiuse. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Bene. Bene, questo era Call to Adventure. Yes. Noi adesso andiamo alla terza parte del video e vi diciamo che cosa ne pensiamo di questo gioco. Bene. Allora, com'è quel gioco? Beh, allora, che dirti, Claudio? A me è piaciuto molto, devo dire la verità. Ci avrei fatto subito un'altra partita per studiarmelo un po', anche perché tante carte, tanti pattern di storia possibile, poi questa scelta di far comunque raccontare la storia del personaggio alla fine della partita, al di là di come è andato il conteggio dei punti, che, dico la verità, a un certo punto pesa relativamente. Secondo me non si sente la competizione, infatti proverei anche a rigiocarlo cooperativo, perché secondo me è ancora più divertente, cioè per la meccanica che ha questo tipo di gioco, secondo me è super valorizzato nella modalità cooperativa. È un gioco ben distribuito, i materiali sono bellissimi, sono fatti veramente molto bene, con grande cura, le rune sono carine, i token fatti bene, le illustrazioni fantastiche, nel senso molto ispirative di quello che succede, le combinazioni infinite. Mi è piaciuto molto anche l'escalation del gioco, non sei mai fuori partita.
Nonostante io fossi rimasto incagliato alla Esattamente, ci fine. sono stati un paio di momenti in cui forse c'è un po' più di difficoltà, c'è stata un po' più di difficoltà nel gestire il proprio batch di rune. Lì naturalmente la parte aleatoria del gioco, perché chiaramente dovendo pescare queste carte atto, no, con le missioni, le quest o i tratti, ovviamente ti senti un po' limitato se hai ovviamente fuori tratti o quest con rune che non possiedi, soprattutto mano a mano che vai avanti. Quindi lì le scelte non sono molto varie, cioè o ti concentri su un ramo e batti forte su quello lì finché non esce roba, oppure in alternativa cerchi di dotarti di tutto un po' e alla fine pompare un po' il mazzo. Grande peso le carte eroe e Molto. antieroe. Sia come utilizzo, sia come punteggio finale. Esattamente, quindi sono da utilizzare. Il fatto di poterle utilizzare in maniera molto libera, secondo me, solleva i giocatori da un peso strategico, nel senso che non è che devono stare lì a fare calcoli, gioco questo, gioco quest'altra, no, gioco le combinazioni, diventa molto divertente e molto interattivo. I turni sono brevi e quindi nessuno rimane lì a marcire. E questa è una cosa secondo me molto importante. Grande cura nella chiarezza delle cose, le carte si capiscono benissimo al di là della barriera linguistica, cioè l'inglese è davvero poco. Questo è un gioco che secondo me può essere tranquillamente attualizzato senza troppe difficoltà. La plancia è di una chiarezza spaventosa, non hai bisogno di leggere altro perché è tutto ampiamente descritto. Il turno di gioco è veloce ed è semplice da capire, cioè non hai tante altre cose da fare. Se devo fargli due appunti, ma proprio due per essere, no, un po' puntacazzista, come si dice oggi, alcune delle azioni possibili, secondo me, uno non ha la tendenza ad usarle. Anche perché, al di là di tutto, la circolazione dei punti esperienza non è molto ampia. Quindi sono una moneta molto rara e quindi se tu per far girare il mazzo degli atti devi buttare giù punti esperienza, non ci sono molte carte che te ne fanno fare. E ho notato l'altra cosa è che molti tratti sono legati ai punti esperienza, quindi c'è stato questo legame specifico. Se la partita si impronta sul non usare i punti esperienza come moneta di scambio per fare le Però cose. su questo ti blocco perché questo è stato un nostro errore. Ah, vedi, ecco. L'abbiamo letto tutti e due, ma è un punto buttato molto velocemente. Se fallisci una challenge Ah, la scarti, e quindi non le guadagni puoi rifare e esperienza. guadagni esperienza. Beh, Questo è allora, stato ok, un nostro errore. questo è stato un nostro errore. Così vengo all'altro pezzettino. A parte l'utilità dei tratti, cioè quelli che sono usciti, non li ho sono belli come connotazione stilistica quando devi raccontare la storia perché arricchiscono la parte narrativa. Non li ho trovati esattamente il top, cioè di fronte a paragone con le quest. La quest è molto più golosa per una serie di motivi. Perché spesso ti apre più possibilità di gioco, cominci a mettere in gioco rune diverse rispetto a quelle che tu possiedi di partenza, quindi c'è un po' Però di anche i questa cosa tratti qua. fanno questa cosa. Infatti Vero? io ho accumulato carisma solo con i Sono con i tratti, tratti. praticamente. A me non è passata questa roba qua, ti dico la verità. L'altra cosa per fare sempre il raffinato è che secondo il mio parere. Ecco, il regolamento è semplice, si legge anche velocemente, il problema è che è un casino di testo. E quindi sono degli elenchi puntati. Infatti ci siamo persi questa questione Esattamente, nella. quindi quando giochi, consiglio iniziale, tenetelo da parte e leggetevi tutti questi elenchi puntati perché. Nella Quick Start non sono espresse molte cose, soprattutto le eccezioni che invece ci sono nella parte del regolamento all'interno. Come ad esempio non c'è la questione Esatto, se fallisci. scarta la cosa fallita e prendi un punto esperienza perché comunque ci hai provato, che è Dici. assensissimo, Sì, cioè nel è senso dal punto perfetto. di Noi ci siamo vista. affidati al quick start più che al resto del manuale, non c'è scritto. Esattamente. Comunque, per arrivare al voto per me è un 8,5 pieno pulito, proprio senza se e senza ma, ed è un gioco che si becca tranquillamente un 9 per il nostro parametro dell'accessibilità, cioè questo qua lo intavoli alla velocità della luce. Assolutamente sì. Se c'è uno che lo sa giocare, ancora di più, perché noi siamo partiti sostanzialmente neofiti.
Sì, avevamo letto appena prima tutti e due il manuale. Esatto, quindi l'errorino ci stava perché naturalmente l'avevamo letto qualche secondo prima di cominciare la nostra registrazione. Contemporaneamente siamo riusciti a giocare bene comunque, cioè nel senso tutto intuitivo e guidato dalle carte, quindi una volta che hai imparato il principio, in 5 minuti è intavolato. Io pure gli do dall'8 al 9, i motivi più o meno sono gli stessi che hai detto tu. La plancia mi è piaciuta tantissimo perché c'è tutto, a parte questa questione dell'esperienza, però tutto il resto che ti serve avere sotto mano è scritto qua. Quali carte puoi usare? Quanti punti stai vincendo? Che cosa vogliono dire le rune? Quando vale 1, quando vale 2, quando ti muovi verso il basso nella corruzione? È tutto qua sopra. Hai tutte le carte e le carte si impilano bene una sopra l'altra, poi Sì. non sono tantissime carte che devi impilare. Mi viene in mente Mystic Valleys, anche lì le devi impilare, ma diventavano talmente tante che non vedevi che cosa c'era sotto. Esatto. Invece qua rimane tutto molto ordinato sulla tua plancia. Le carte in mezzo al tavolo ce ne sono un po', ma non è nemmeno una quantità che No, non vabbè. capisci da che parte stai guardando, anche perché le riveli un po' alla volta. Sì. Parti che ne hai solo quattro Sì. sul tavolo sostanzialmente, quindi il tuo cervello fa in tempo ad abituarsi al fatto che le devi guardare senza diventare eccessivo. Il manuale, sì, a parte che è tanto testo in poche pagine, però è scritto bene, Sì, no, comprensibile. gli esempi sono fatti bene, sono Verissimo. sensati, quindi le risposte ci sono, basta guardare. Sarebbe da provare la modalità cooperativa, che Esatto. funziona leggermente diversa, c'è ovviamente sempre una storia personale che si sviluppa, però si sviluppa in relazione all'avversario, che ha una sua carta eroe praticamente Esatto. e delle sue carte eroe e antieroe che vengono messe in gioco quando gli eroi falliscono. Esattamente, il punto della modalità cooperativa è che l'avversario ha delle soglie di accumulo dei punti esperienza, cioè la soglia per la condizione di vittoria per l'avversario che i giocatori devono impedire è arrivare a un tot di punti esperienza accumulati. Quando arriva a quel tot di punti esperienza, ha automaticamente vinto il gioco. Quindi la corsa è sul non fargli accumulare punti esperienza. Le rune sono bellissime, le vorrei usare anche per qualcos'altro perché sono belle. Sì, sono proprio fatte bene. Fanno anche un bel rumore quando le lanci e sono un grande plus, secondo me. Tutti i materiali in realtà sono fatti molto bene. Ci sono oltre 250 illustrazioni, sono Sì, tutte tutte bellissime. diverse, tutte molto belle, hanno fatto un buon E lavoro da poi questo punto di comunque mi è vista. piaciuto molto il come si sono costruite le storie. Perché probabilmente anche in maniera inconscia, probabilmente perché anche alcuni tipi di rune ti mandano in una direzione piuttosto che l'altra. Credo Però, che sia così. ad esempio, ok, il mio è andato tutto molto sul cittadino perché era molto carisma e quindi le missioni che facevo erano quelle. Però tu ti sei trovato in ogni atto qualcosa che aveva a che fare con il fuoco, Sì, praticamente. vero. E quella può essere anche una casualità, però è una di quelle casualità che aggiungono un po' di sapore alla fine del gioco. Sì. Soprattutto quando devi raccontare la tua storia e il fuoco continua a essere un elemento portante dall'inizio alla fine. Vero. Quindi sì, gli do tranquillamente dall'8 al 9 e appunto noi l'abbiamo letto appena prima di iniziare tutti e due, nessuno ci aveva giocato. Non avevamo visto neanche un video, io personalmente non l'avevo visto e devo dire che si capisce senza nessun problema, quindi approvatissimo. Complimenti ai due designer, continuano sostanzialmente nel loro filone di giochi semplici, detta da Gianni, bravi, nel senso che il gioco semplice è sempre apprezzatissimo. Anche il rapporto Beh sì, qualità-prezzo caspita, assolutamente. è altissimo. Vi faremo sapere quando arriva. Come sarà l'espansione? In realtà sono stati un po' in ritardo sui tempi a causa di qualche problema di produzione, perciò il gioco doveva uscire a novembre ed è arrivato a marzo, l'espansione doveva arrivare a febbraio, quindi arriverà presumibilmente a luglio-agosto. Ci sta, però vedete anche qua si sono distinti bene Sì, infatti. perché almeno hanno cominciato a mandare la scatola base in modo che io aspetto l'espansione giocando e quindi Esatto. me la
me la sogno mano a mano che mi alimento l'appetito giocando al gioco, quindi sono stati molto bravi da E questo anche punto di questo vista. se potrebbe sembrare una cosa da poco, ma in realtà sapere che innanzitutto i tuoi soldi non sono andati persi da qualche parte. Ok, che era difficile perché sono due designer Sì. conosciuti, e quello lo rende un po' più difficile. Però hai la certezza che sta succedendo qualche cosa e che appena le cose sono pronte, arrivano. Arrivano, esatto. Quindi direi che Call to Adventure si prende alla fine un 8,5 abbondante da Sì, parte direi di anche 8 tutti e al due. 9. Se lo trovate in giro, giocateci, anche se nessuno di voi ci ha mai giocato e lo trovate in una ludoteca. Giocateci. Giocateci e se giocate a giochi di ruolo usate le carte per farvi PG perché anche solo pescando tre carte a caso, una per ogni atto, già avete una bozza di un personaggio interessante. Esatto. Detto questo, com'è quel gioco? Lo trovate su Spreaker, lo trovate su fumblegdr.it, lo trovate su QWERTY.it, su iTunes o su Spotify. Lasciateci delle recensioni, lasciate delle recensioni a FumbleGDR, comprate i giochi di fumblegdr.it. E se siete al Play di Modena 2019, passate dallo stand Money Comics nell'area Alleanza Games, dove ci trovate a far provare sia Clotos che Gattai, che sono i giochi che sono usciti per Lucca l'anno scorso, sia in playtest Shining Knights, Pugno Orazio e Not the End, che è il gioco di Esatto, ruolo di di Claudio Claudio Pustolino. Pustolino. Quindi vi aspettiamo al Play e se ci state guardando dopo il Play, potete comunque comprare i nostri prodotti sul nostro sito. Mi raccomando. Alla prossima puntata! Ciao!